Ed eccola qua, la Hatsiris o Hard Happy Tour, la manifestazione fuoristrada più grande d'Europa, alla quale ero stato invitato dal team Interphone, cosa che mi aveva reso felicissimo. Bartolomeo! Ma va a cacare! Abbiamo continuato con questo secondo prodotto, perché ricordiamoci, non è una competizione, no? Cioè, è già un successo, nel senso buono del termine, arrivare. Cioè... Allora... Io e Alessio siamo in un letto matrimoniale insieme. Bellissimo. È bellissimo. Sono già emozionato. E il motivo è perché ci hanno cacciato da un bed and breakfast che avevamo prenotato. Nel senso che siamo stati cacciati in due, però effettivamente sì, sono stato prima uno e poi l'altro. Esatto. Tra l'altro chissà se ha trovato le chiavi la signora che gliele ho nascoste. Mi auguro di... Cazzi suoi. Ok. Lo vediamo anche dopo che... Guarda Morini. Però figo, si potevi chiamare Dustman all'inglese, The Dustman. La mattina dopo quindi si parte per 580 km, di cui il 70% era fuori strada. Io avevo un problema non piccolissimo, ovvero stavo partendo per questo evento con il cerchio già abbozzato, il cerchio anteriore, e io come gomma ho le tubeless, quindi sostanzialmente qualsiasi piccolo sasso poteva determinare la fine della mia avventura. Vai, vai, vieni, vieni. Eccoci. Qua abbiamo il nostro Alex, Michelino, Lollino, Lollino, Paolo Salino. Ah, yalla, che forte. Ragazzi, devo andare piano perché sennò batto col cerchio. Vieni, vieni, vieni. Non so che mi vuoi rendere i sassi. Destra, destra, destra. Sari, sembra di sì a leggere. Che meraviglia, che meraviglia. Stupenda questa strada. Beh.
meraviglia, che meraviglia. La moto per ora sembra reggere, nonostante ha preso qualche botta grossa. Oddio, meglio che spingo i sercomoto. Guarda quel merdone, guardalo quel merdone! Detto cerchio, io devo andare così, devo andare in prima piano piano. Raga, tutto a posto? Tutto a posto. Esagerare, si sassi, non c'è un cazzo. Tu in 100 metri mi hai dato 90 metri partendo insieme. Come cazzo? Ho detto, ma come cazzo è possibile? Ragazzi, sono con Ivan Boano. Sì, quello dei poveri però, nella versione indiana. Mucche. Bene, bene. Ma io ho seguito te. Gli altri seguivano me. E si sa. Oh, che bellino. Oh, questo pezzo è proprio bello. Thank you.
boia, non ce l'ho fatta a starvi dietro, sai. Ci ho provato. Cazzo, se andate. Maiala. Io ti ho visto, dove eri? Eri dietro? Ero, sono partito con lo... Da quanto tempo è che sei qua? Eh? Da quanto tempo è che sei qua? 40 secondi. Ah, vabbè, allora non ero tanto dietro. Cioè, non riuscivo a starvi dietro, pazzesco. Dei cazzo di fulmini. Non c'è stato verso stargli dietro, si lamentano tanto delle Pirelli STR. Cazzo, siete andati. Seconda aperta, più che pezzo questo, che bello. Questo bellissimo. Dal secondo ristoro in avanti, bellissimo. Sono cotto. Ho ammazzato. Sono devastato. Ho dato tutto quello che mi era rimasto. No, non tanto la strada. Cazzo. Alex, ma stagli dietro. Va forte, vai. Puttana maiala, si va forte. Merda. Li ho visti, passare uno dietro l'altro. Ho detto, aspetta che riaccendo e riparto. Siamo per compagno d'avventura. E andavo con il cannone. Com'è andata lì maialona? Una gran maiala. Io ci avevo Michele davanti. Minchia, ogni accelerata che dava. Eccoli. Raga, volete caricare un attimo l'interfono? Che ho messo lì sopra all'esterno e ho riacceso.